Su Marx, ecco, per dirla, entrando un po' nella tua osservazione, non do una lettura, diciamo, in qualche modo indulgente. Ovviamente riconosco il valore e l'importanza di Marx come pensatore, come filosofo, e da questo punto di vista mi riconosco nel solco della lettura di Gentile, che riconosceva in Marx la dignità e la potenza di un filosofo, laddove invece Croce riteneva che Marx fosse soprattutto un pensatore dell'economia e un pensatore politico, comunque non un filosofo. Invece Marx ha tutta la potenza di un filosofo, ma il tratto in qualche modo, se vogliamo, inconsueto della lettura che faccio di Marx è questa. Cioè, io sostengo, nelle pagine del ritratto di Marx, che il marxismo, separato dal comunismo, ha trionfato in Occidente. Cioè, il comunismo è finito tragicamente, è finito, come sappiamo, attraverso le esperienze fallimentari che ha lasciato alle sue basi. Ma il marxismo, se noi lo separiamo da questa apertura profetica alla società di domani, alla società comunista di domani, è esattamente lo spirito occidentale radical e liberal del nostro tempo. È quello spirito che innanzitutto riconosce lo sconfinamento e l'inappartenenza come principi fondativi della società, e Marx è stato il teorico dell'uomo che non appartiene a nessun luogo, dell'uomo che non ha patria, del proletariato che non ha patria, e quindi costituisce indubbiamente un elemento fondativo. Poi Marx è stato il più grande, diciamo, teorico dell'ateismo pratico, e sembra una contraddizione dirlo, ma nel senso che non ha affrontato teologicamente l'inesistenza di Dio, l'ha ritenuta un quesito irrilevante, ozioso, da cancellare, ed è esattamente quello che ha vissuto e che vive il nostro Occidente. Cioè, l'ateismo pratico, Dio non conta, è un errore, una parentesi, una proiezione dei nostri bisogni, delle nostre debolezze. Ma potrei continuare, cioè tutta la filosofia della liberazione di Marx è la filosofia della liberazione dei nostri tempi. Persino, come dire, l'aspetto transgenico della nostra epoca richiama quella idea di trasformare e di trasformazione di Marx anche a livello umano e non soltanto a livello di società, di rapporti di classe o di rapporti sociali. Quindi, paradossalmente, il marxismo ha alcuni tratti che sono profondamente attuali, che sono realizzati nella società occidentale, ma separati dal comunismo, in una versione individualistica di massa, che è quella nella quale noi oggi ci troviamo. Gramsci, viceversa, è grande organizzatore di cultura, ma non ha la potenza di un filosofo, e qui indubbiamente le mie pagine sono un po' dure sulla idealizzazione di Gramsci. E qui, se permettete una piccola parentesi, vi faccio notare che del comunismo sopravvivono tre miti in Italia: un mito universale, che è quello di Che Guevara, il mito di Gramsci e poi il mito tutto italiano di Berlinguer. Questi tre miti hanno un tratto in comune: non sono andati al potere, se non di passaggio, Che Guevara, perché quando un comunista non va al potere, diceva Gomez Dávila, merita ogni rispetto, quando va al potere sono dolori. Quindi, voglio dire, questo mi pare un tratto significativo che è bene sottolineare, insomma, che credo sia un elemento abbastanza forte. Ecco, Gramsci è stato un grande distruttore della cultura italiana, è stato ripresentato negli ultimi anni come un difensore della cultura umanistica, ma lui ha distrutto tutto ciò che non era assimilabile nel piano ideologico che presentava lo stesso Gramsci. Quindi è stato un grande e formidabile iconoclasta della cultura italiana, quindi altro che continuatore. Poi ha avuto certo le curiosità di un intellettuale, c'è in lui una teorizzazione ideologica di uno stato pedagogico totalitario che è ben più severo e ben più cruento del sistema che lo aveva messo in prigione, cioè del sistema fascista. E questa è una teorizzazione che Gramsci faceva separandosi dal marxismo sovietico, quindi separandosi dall'esperienza stalinista di quel momento, ma riagganciandosi a quella leninista e dimostrando che anche nel nome di Lenin l'esito è totalitario, mentre si tende oggi a separare Lenin da Stalin e a ritenere che tutto ciò che di negativo ha fatto il comunismo è colpa di quella bad company rappresentata dallo stalinismo e suoi derivati, e non dalla purezza originaria del leninismo. Invece sappiamo benissimo che tutto era già in nuce nella teoria e nella prassi di Lenin. E credo che questo sia importante. E
Gramsci è profondamente leninista, anche quando adotta la teoria nazionale, cioè l'idea che il comunismo vada in qualche modo realizzato nelle singole nazioni e non soltanto a livello internazionale. Quindi questo mi sembra un elemento significativo. Che se volessimo in qualche modo aggiornare Gramsci al nostro presente, cioè dire cosa ne è stato poi del gramscismo negli ultimi 50 anni, la mia tesi che esprimo in questo libro e che ho espresso anche in un libro che è uscito sgradevolmente negli stessi giorni, cioè Tramonti, la mia tesi è che l'erede di Gramsci nell'Italia dagli anni 60 in poi sia stato Umberto Eco. Umberto Eco nel 63 scrive su Rinascita, che allora era diretta da Palmiro Togliatti, in due puntate, un saggio in cui praticamente dice alla cultura comunista: finora avete tentato la conquista della politica attraverso la cultura letteraria, umanistica, attraverso il progetto gramsciano, ma ora vi dovete rendere conto che ci sono i mass media e quindi dovete incontrarvi con la cultura del nostro presente, fare i conti con la televisione, fare i conti con i nuovi segni. In quei giorni usciva anche Miti d'oggi di Roland Barthes, quindi era un libro che aveva avuto, diciamo, in Umberto Eco un'attenzione particolare. E allora avviene quella mutazione ideologica, che poi diventa anche antropologica, dell'italo-marxismo, che passa in qualche modo dal gramscismo al sessantottismo, cioè passa da quella idea dell'organizzazione della cultura, quell'idea anche austera, se vogliamo, dell'organizzazione della cultura, a una penetrazione più ampia nel nostro paese, ma anche ha una visione culturale diversa rispetto a quella del vecchio Partito Comunista. Nasce quella che Augusto Del Noce, un'altra figura molto presente nel mio libro, che solo, diciamo, per puro caso non è stata citata, chiamava il Partito Radicale di Massa. Ecco, il Partito Comunista diventa Partito Radicale di Massa. Infatti tutte le ultime battaglie della sinistra che proviene dal Partito Comunista sono battaglie all'insegna di quel radicalismo di massa che riguarda la vita privata, la famiglia, la sessualità, che riguarda quegli aspetti, come se fallendo la rivoluzione sociale ed economica, fallendo il comunismo, si siano in qualche modo rivalsi sulla vita intima dei cittadini, cioè sulla vita familiare, sui rapporti con la propria sessualità, sul privato. Ecco, di questa rivoluzione probabilmente i primi tratti sono colti proprio in quegli anni, nel 63, l'anno dell'avanguardia, del gruppo 63, di cui faceva parte anche Umberto Eco, e quindi in quel momento avviene un cambiamento che poi ha degli effetti importanti. A mio parere il viaggio è dal PC al PC, cioè dal Partito Comunista al Politically Correct, quindi dal Partito Comunista come lo abbiamo conosciuto al politicamente corretto come è stato elaborato da alcuni, diciamo, santoni della postmodernità, tra i quali Umberto Eco. Questo per portare in qualche modo a compimento questo viaggio. Quindi quel trittico Croce, Gentile, Gramsci poi finisce, diciamo così, con Umberto Eco, e da Umberto Eco passa poi a Fabio Fazio, e lì siamo in un'altra storia, diciamo. Thank you.